L'appuntamento con il Vinitaly è immancabile nella storia della cantina frentana, una storia che dal 1958 si tramanda con passione, un racconto dal sapore autentico, in cui cambiano gli attori e le generazioni, ma restano inalterati i valori. Adagiata sulle colline ai piedi della Maiella e illuminata dallo splendore della Costa dei Trabocchi, questa terra è da sempre vocata alla cultura della vite e alla cultura del vino. Il generoso suolo calcareo, il dolce alternarsi della brezza di mare e di quella di terra, l'azione di mitigazione operata con saggezza dal mare sono molto più che freddi elementi descrittivi di un territorio d'eccellenza. Ricercare l'eccellenza assoluta attraverso una meticolosa opera di selezione dei vigneti e delle mani che se ne prendono cura con passione e lavorare per l'esaltazione degli straordinari vitigni autoctoni. Ecco, noi Felice Di Biase, direttore commerciale della Cantina Frentana, ma quali sono i riconoscimenti più importanti che avete ottenuto in questa kermesse Vinitaly 2019 e soprattutto come viene percepito il vostro vino all'estero? Beh, i riconoscimenti più importanti sono tanti. In primo luogo l'attenzione di tutti i nostri collaboratori per la nostra cantina, per i nostri vini, per quello che facciamo, cioè la promozione del territorio e non solo dei vini del territorio di cui siamo espressione, cioè la terra frentana. E per l'estero devo dire sinceramente che in questi ultimi anni non la cantina frentana ma un po' tutto il mondo vitivinicolo italiano e quindi anche abruzzese, di conseguenza anche il nostro mondo, quello della cantina frentana, ha avuto dei riconoscimenti commerciali importanti. Siamo cresciuti, tutti stiamo crescendo con una quota export importante. La nostra cantina ha il 65% della propria produzione in bottiglia va all'estero e per noi questo è il riconoscimento più importante. L'estero paga a livello non solo commerciale, paga a livello di riconoscimento e paga soprattutto perché riusciamo non solo ad esportare un prodotto che è quello del vino bianco come il Pecorino o rosso come il nostro Montepulciano DOC, ma paga soprattutto perché con il vino cerchiamo di esportare tutto un territorio. Noi siamo sulla Costa dei Trabocchi, la nostra cantina si affaccia su quella che è la nostra costa dei Trabocchi e quando mandiamo una bottiglia all'estero, sia essa di Pecorino che di Rosato, di Cerasuolo che di Rosso Montepulciano, cerchiamo di mandare un pezzo del nostro territorio, un pezzo della nostra cultura, un pezzo della nostra coltura chiaramente anche. Siamo una cooperativa e la forza della cooperativa è quella di essere espressione di tanti soci. La nostra azienda, la Cantina Frentana, ha più di 400 soci sparsi in un territorio abbastanza ristretto che abbraccia i comuni di Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Santa Maria in Baro, Mozzagrogna, Lanciano, quindi un territorio estremamente non troppo esteso. Con tanti soci, con tanti viticoltori che credono in un progetto che non è solo quello della qualità del prodotto, ma è soprattutto quello della promozione del prodotto e del territorio stesso. Noi come azienda abbiamo iniziato un'esperienza anche importante diversi anni fa, cioè quella della produzione del biologico, perché crediamo nel rispetto dell'uomo e nel rispetto della natura e il biologico permette questo rispetto. Questo per noi è un altro punto di forza. Mettere l'uomo al centro e non le cose è fondamentale e la cultura del biologico, il rispetto per il territorio, la promozione dello stesso, la promozione di una nostra cultura che affonda le sue radici in secoli di storia legati alla vitivinicoltura, per noi rappresenta veramente un punto di forza da poter promuovere non solo in Italia ma anche all'estero. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. È perché sono 60 anni praticamente che sta percorrendo la cantina frentana e che non è un passaggio non indifferente. Comunque si è cominciato con piccole cose e adesso praticamente stiamo raggiungendo gli obiettivi a livello internazionale, che è molto soddisfacente per, sia per l'azienda che per il territorio di Rocca San Giovanni, ma dell'Abruzzo e dell'Italia. Oggi, facendo parte anche della rete Winenet praticamente a livello nazionale, che ci gratifica tantissimo, in modo che possiamo promuovere il Made in Italy nel mondo insieme, un gruppo di cantine sociale. Ecco, Vinitaly 2019 è un appuntamento imperdibile, immancabile per tutti gli esperti e i protagonisti del settore. Ma sicuramente, Vinitaly è una vetrina a livello internazionale e bisogna essere presente sempre con una certa vigoria e fare prodotti nuovi, farci conoscere idee, progetti e quant'altro. Il Vinitaly ci dimostra però che l'Abruzzo sta crescendo ed è sempre più apprezzato nel resto del mondo. Secondo lei questo successo a cosa è dovuto? Ma secondo me dal lavoro che fanno sia la base sociale, anche gli amministratori e chi lavora nel campo del settore vitivinicolo, che oggi praticamente ci stiamo impegnando tutti quanti, non solo la cantina frentana ma anche le altre cantine, stiamo facendo tantissimo per farci conoscere nel mondo. Presidente, come viene recepito il vino abruzzese all'estero? Ma il vino abruzzese viene recepito molto positivamente dall'estero, Cina in particolare, che oggi praticamente si sta crescendo la richiesta del prodotto, ma in tanti altri paesi. Adesso si svilupperà anche nell'Asia, che è importante, che non è ancora conosciuto come gli altri paesi. Quindi noi dobbiamo cercare di farci spingere e avvicinare il più possibile gli operatori esteri che vengono da noi a visitarci, in modo che sanno che prodotto abbiamo e da dove viene questo prodotto, che abbiamo un territorio sano e genuino, perlomeno io lo definisco così, e cerco di difendere il più possibile il nostro territorio, perché solo così ci possiamo andare avanti e crescere. Altre strade non ce ne stanno. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Gianni Pasquale, enologo di Cantina Frentana, ci parla del premio, il Five Star Wines, che avete ricevuto qui al Vinitaly 2019. Sì, un riconoscimento per il pecorino Costa del Mulino di 2018, un ulteriore attestato su questo pecorino che comunque si conferma un vino che sempre più trova consenso a livello di degustazione e di consenso anche dei consumatori. È un vino che si caratterizza per questa bevuta importante, ma nello stesso tempo fresca, acidula, e che piacevolmente si combina con tante pietanze. Però il pecorino sicuramente oggi la fa da padrona a livello di bianchi e su quello che è comunque la nuova tendenza degli ultimi anni della regione Abruzzo, quindi sempre più una regione caratterizzata sempre sui rossi, ma che negli ultimi tempi è venuta fuori molto bene sui bianchi. E sui bianchi però non solo con il pecorino ma anche con altri vitigni che comunque riempiono le nostre cantine con uvaggi come per
nel nostro caso in particolare quella della cocucciola, di cui siamo importanti produttori. La cocucciola che noi produciamo in due versioni, sia una versione spumante che una versione tranquilla, e che incontra sempre anche questo vino un grande consenso, una bevuta un po' più leggera, più fresca, più delicata, sicuramente un vino da apertura pasti, da aperitivo, ma ben si combina anche la cucucciola come base spumante. Ecco, noi della cucucciola ne siamo particolarmente orgogliosi, ci crediamo parecchio, siamo una cantina che si vuole caratterizzare su questo vitigno bianco perché siamo dei grandi produttori di cucucciola. Però è chiaro che chi viene in Abruzzo poi cerca il re dei nostri vini, che è il Montepulciano. Il Montepulciano continua a essere comunque la locomotiva che traina tutta la nostra regione nel mondo. È un vino che incontra sempre più consensi e sempre più va a qualificarsi nel mondo con attestati, ma anche con riconoscimenti proprio su aziende che sempre più riescono a proporre questo vino. Nel nostro piccolo noi riusciamo, abbiamo diversificato molto, soprattutto in campo, la produzione di questi di varie selezioni di Montepulciano per offrire un ventaglio di proposte ai nostri clienti, sempre più diversificata e con delle selezioni molto, molto interessanti. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.